Carissime concittadine e carissimi concittadini, siamo all'appuntamento di fine anno, un anno che è trascorso facendo i conti con l'emergenza sanitaria, perché mi ero appena insediato ed era arrivata la seconda ondata, a marzo c'è stata la terza ondata, ora viviamo quest'altra che sembra ancora più complicata delle precedenti per via di questa variante cosiddetta Omicron che ha un grado elevato di diffusione e che ha colpito tantissimi. Bucando, come dicono in gergo gli scienziati, anche chi era vaccinato con la seconda dose. Per fortuna però, come sappiamo, i vaccinati hanno soltanto sintomi lievi, quindi è importante fare ricorso alla vaccinazione. Invito tutti a andarvi a vaccinare, vaccinatevi, perché, ripeto, è l'arma che abbiamo per scongiurare che la situazione possa degenerare. Nelle terapie intensive abbiamo l'80% di non vaccinati. Questa è la dimostrazione che se questa variante colpisce anche chi ha fatto il vaccino, però fa maggiori danni a chi non è vaccinato. Il dato attuale è di 328 casi a Ribera, tanti tamponi sono ancora da processare, quindi c'è stato un aumento nell'ultima settimana veramente esponenziale. Non soltanto nella nostra città, ma nell'intera provincia, nella nostra regione e in tutta Italia. Se i dati di ieri ci dicono che in Italia i positivi sono diventati più di 100.000, ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo. Era veramente una battaglia nei confronti di questo virus che tanto danno sta facendo, sia in termini sanitari che in termini economici. Dobbiamo avere la massima attenzione. Dobbiamo fare in modo di utilizzare tutte le misure di prevenzione e di prudenza. Dobbiamo utilizzare la mascherina, questa ci dicono adesso gli scienziati, i virologi, gli infettivologi, che va usata la FFP2 perché questa diventa un intralcio alla possibilità che il virus possa contagiare ognuno di noi. La variante sta facendo anche dei danni, soprattutto nelle generazioni più giovani. Se è vero come è vero che il 50% dei contagiati sono under 30, colpisce anche i bambini, colpisce gli infanti. Ecco perché, nonostante diverse critiche, io ho voluto, già prima che iniziassero, le vacanze scolastiche, chiudere le scuole, perché lì c'era un focolaio. E allora, piuttosto che, farmi travolgere da qualcuno che ha criticato magari in maniera arcigna, io valuto e decido salvaguardando la salute dei più piccoli, è quello che mi sta a cuore. Le critiche ci stanno, ma io voglio contraddistinguermi, così come ho iniziato il mio mandato, per essere il sindaco della gentilezza e della fermezza. Gentilezza perché chiunque mi chiama, ricevo telefonate ogni giorno, tantissimi messaggi, rispondo quando non posso farlo, richiamo. Perché è giusto rispondere alla mia comunità, ai miei concittadini. Fermezza nelle scelte. Non sempre sono state magari scelte felici. Ammetto magari qualche errore, di questo chiedo scusa, ma se ci sentiamo tutti una comunità, dobbiamo lavorare tutti, tutti per il bene della nostra collettività. E se c'è qualche carenza nella pulizia che si è registrata, io invito tutti anche eventualmente a pulire davanti casa. Non c'è bisogno di aspettare che arriva Liberambiente, che arriva sicuramente. Dobbiamo migliorare il servizio, lo faremo e speriamo di riuscirci nel prossimo anno. Le alluvioni dello scorso novembre hanno causato tanti danni nelle strade rurali e nelle strade di città, si è partiti con i lavori sia in campagna che nella città. Ma l'emergenza è l'emergenza, l'emergenza sanitaria, quella che un po' ci ha bloccato, ci ha fatto stare col freno a mano tirato, che ha causato problemi anche di ordine di efficienza burocratica con gli uffici che magari dovevano far rispettare gli ingressi. E allora dobbiamo superare e dobbiamo fare in modo che da questi grovigli, da queste difficoltà, si possa venire fuori in maniera efficace. Questo è l'impegno che io continuo a mantenere mettendoci l'anima, sapendo di avere la coscienza a posto perché ho lavorato e abbiamo lavorato insieme alla Giunta, insieme all'intero Consiglio Comunale, ognuno per la propria parte. La maggioranza a sostegno dell'azione amministrativa, la minoranza con le critiche giuste, ma anche con una collaborazione fattiva che nei momenti essenziali è stata determinante. E allora è fondamentale che tutti ci impegniamo e raggiungiamo risultati. E
È chiaro che ci aspettano ancora momenti difficili. I mesi invernali, gennaio, febbraio, saranno ancora mesi che ci impegneranno dal punto di vista sanitario, perché questo virus purtroppo in inverno ha la prevalenza, riesce a diffondersi facilmente e auguriamoci che non ci siano altre varianti. Aspettiamo poi che con la primavera, stando un po' tutti all'aria aperta, si riesca a venire fuori in maniera definitiva da questo maledetto coronavirus, da queste varianti che ci hanno veramente causato tanti danni. Allora l'augurio che faccio ai miei concittadini, alle mie concittadine, è quello che possiamo venire fuori da questa emergenza nel più breve tempo possibile, avendo la consapevolezza che se ognuno di noi facciamo la nostra parte, sicuramente raggiungeremo ottimi risultati. Si è lavorato, magari non sono un sindaco che si fa vedere, ma anche a causa di queste ristrettezze, spesso per le vie e per le strade. Un sindaco che lavora negli uffici comunali, nei palazzi regionali, nei palazzi dove si vanno a intercettare i finanziamenti. In un anno abbiamo ottenuto 10 milioni di finanziamenti, non è questo il momento di dirlo, ci sarà una conferenza stampa che mi riservo di fare nel mese di gennaio dove si entrerà nei dettagli dicendo quali sono le opere che sono state finanziate e che si dovranno portare avanti, perché i finanziamenti sono arrivati ma devono partire i cantieri. E allora è con questo auspicio, con questa speranza, ma soprattutto con la fermezza che dobbiamo avere ognuno di noi nei nostri comportamenti per far sì che questo virus non si dilaghi ancora di più nella nostra città. Dobbiamo fare in modo che tutte le misure di precauzione, di prudenza, devono essere rispettate. Non è vero che sono un sindaco che non vuole le feste. Io non voglio le feste, le ho evitate. E ho chiesto alla zona arancione perché ho la consapevolezza del momento di difficoltà e di grande emergenza sanitaria che stiamo vivendo come comunità. E allora dobbiamo fare in modo, assolutamente, questo è l'augurio che faccio a tutte le famiglie e a tutti i miei concittadini, di un sereno, di uno speranzoso 2022 che ci faccia uscire da questa pandemia e che ci possa far ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Auguri a tutti, buon 2022.